Arte e senso del sacro. La Madonna dell'Accoglienza di Mimmo Paladino del 2018, voluta dalla Fondazione Sacchetti, è un'icona a mosaico collocata in Corso Vittorio Emanuele II sulle mura del Palazzo Sforza Cesarini di Roma. Uno dei progetti era di restaurare 60 edicole sacre a Roma. Non ci riusciamo perché veniva fuori le difficoltà, ogni edicola un permesso, ogni edicola una pratica. Però in questa ricerca io noto che Palazzo Sforza Cesarini non ha l'edicola sacra. E allora dico, ma perché non mettiamo un'edicola sacra contemporanea? E così è stato. La moglie del Duca Sforza era la mia più grande amica e dedicai a lei questa Madonna. Benedetta da Papa Francesco e donata alla città di Roma, la Madonna di Paladino ha la pelle nera, sinonimo di accoglienza della città a tutti i profughi dell'Africa che arrivano in Italia e nella capitale. Le Madonne nere, da sempre, uniscono nella venerazione sia la Chiesa d'Occidente che quella d'Oriente. Le edicole nelle strade costituivano un teatro per tutti, sia per il forestiero che per l'abbiente, per il nobile, ma anche per il misero. La committenza a Paladino aiuta il visitatore a capire che si trova a Roma, città universale.